Sono circa 80 gli iscritti al gruppo WhatsApp, nato da ristoranti e pizzaioli della città di Benevento e provincia, per lanciare un messaggio chiaro al governo e aderire al flash mob dei ristoratori titolo Horeca Unita del 28 aprile 2020 a Roma, una piazza virtuale nella quale in poche ore ristoratori, agroristoratori, pizzaioli, baristi, pasticceri di tutta Italia si sono riuniti per dare voce alle loro esigenze, alla loro indignazione, per cercare di attirare l'attenzione del governo in vista più vicina e temuta fase 2. Su un post su Facebook si legge: invece di passare le serrande, noi le alzeremo, invitando il governo a prendere subito in considerazione misure a sostegno di uno dei comparti della nostra economia tra i più strategici, onde evitare che tanti di noi non avranno più la possibilità di alzare di nuovo perché falliti dal Covid. All'Hub TV l'imprenditore alberghiero beneventano Mario Carfora spiega telefonicamente l'iniziativa e dice: a Benevento alcuni locali hanno minacciato di abbassare per sempre le serrande. Di 24 ore siamo arrivati a quasi 100 iscritti. Ci sono tutti praticamente i colleghi di tutta la città di Benevento e inizia adesso anche a diffondersi a livello provinciale. L'iniziativa nasce principalmente per lanciare un grido d'allarme a livello provinciale, regionale e poi anche nazionale per quello che è la situazione a dir poco drammatica economica che praticamente colpirà tutte le attività del nostro settore, perché quando ci sarà poi la fase 2 con l'apertura, penso per la metà di maggio, il governo ci costringerà ad aprire tutte le nostre attività con una limitazione forte dei posti a sedere e dei coperti, e quindi con una limitazione forte di quello che saranno i ricavi e gli incassi, ma tendenzialmente invece i costi resteranno praticamente uguali, e quindi non abbiamo in questo momento alcuna certezza su quello che potrà essere il nostro futuro economico delle nostre attività.